Allora, io vengo a parlarvi di un'esperienza di tipo sperimentale già svolta e finita, che è stata realizzata con gli obiettivi di Piano 2009. L'abbiamo realizzata a Lamezia, 10.000 persone arruolate per 6 medici di famiglia e 2 pediatri di UDACE. L'obiettivo generale del progetto era la riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri. Il progetto è stato finanziato con gli obiettivi di Piano 2009, la durata è stata biennale, di cui 14 mesi di attività pratica, che sono cominciati il 1 settembre 2011 e si sono conclusi il 31 ottobre 2012. Durante il 2011 è stata stipulata una convenzione con l'Agenas, che ha monitorato il nostro intero progetto. La convenzione è stata successivamente estesa al progetto Chiesi Stati, che è un altro progetto nel progetto, che insieme al dottore Salvadori qui presente partecipiamo insieme ad altre due regioni, e serviva a valutare gli effetti di tutte quelle manovre che le varie regioni hanno messo in campo nel corso degli anni per la riduzione degli accessi al pronto soccorso. Lo staff operativo della sperimentazione era fatto appunto da 6 medici di medicina generale, 2 pediatri e circa 10.000 assistiti, 3 medici di continuità assistenziale, 6 infermieri e 6 amministrativi, tutti part-time, a 6 ore al giorno, un chirurgo convenzionato ASPO, un chirurgo vascolare ospedaliero, un cardiologo e un radiologo, un tecnico di podologia, 2 fisiotinesiterapisti e 4 volontari del servizio sociale. Gli obiettivi specifici erano dare continuità assistenziale 24 ore su 24. Come vedete, noi avevamo all'interno un aumento orario per la guardia medica che ci ha consentito una copertura oraria in sede, quindi con un triage continuo da parte dell'infermiere, anche durante il giorno, tra le ore 12 e le ore 16 era presente sempre un medico e un infermiere. Questi sono a triage durante giorni feriali e guardia medica notturna e festiva. Come vedete i numeri sono, se calcolate che sono 10.000 assistiti, i numeri sono abbastanza importanti. Questa era la frequenza delle patologie riscontrate. Chiaramente sono sempre le stesse, i codici bianchi si caratterizzano prevalentemente per il mal di gola, il mal di denti. Gli obiettivi, ulteriori obiettivi specifici è la promozione della salute e l'educazione sanitaria, cosiddetta medicina iniziativa, cosa che abbiamo cercato di fare attraverso questa tipologia di iniziative. Intanto programmi di educazione con filmati, la sala d'attesa è sempre sottoposta ad informazioni che possono essere scritte, quadri, eccetera, la televisione ancora attrae e quindi il servizio televisivo ha reso parecchio. Attenzione di cartelli, campagne per la promozione dello screening del tumore femminile del colon retto. Alcuni di noi, 2 per la precisione, essendo anche dermatologi, sono occupati anche di fare quello che è lo screening, che da noi si fa solo in modo parziale specialistico, a livello di territorio, l'epiluminescenza, che è una cosa, tra virgolette, relativamente poco costosa, molto utile in prevenzione, purtroppo poco fatta. E poi lo screening dell'osteoporosi con l'ultrasonico. La presenza degli specialisti ci ha consentito di poter fare attività specialistica prevalentemente riferita ai pazienti cronici o ai pazienti fragili. Come vedete, elettrocardiogrammi prevalentemente domiciliari, è ovvio, anche dal punto di vista ecocardiografico c'è stata una limitazione legata anche a un budget esiguo, in quanto parte della somma è stata spesa per finanziare la guardia medica, in quanto a quel tempo non ci è stato consentito di afferire alla guardia medica pubblica, cioè 150.000 euro in 2 anni. E poi chirurgie, interventi chirurgia soprattutto rivolte al piede diabetico, le
rivolte alle piaghe, al decubito, alle toilette, al bagno. Ed ecco che una parte importante della nostra sperimentazione si è realizzata insieme alla diabetologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Con la batteria. Me l'ha segnalato, ha detto è finita, passare alla rete. Dove vado? Lo spinotto? Qui. Immagino. Allora, dicevamo. Il progetto Diabete Calabria è stato una cosa importante nel nostro modo di lavorare, di impostare il lavoro, perché ci ha consentito di avere una sponda diretta con il diabetologo. A differenza del diabetologo territoriale, non so com'è a Cosenza la diabetologia, ma alla Menzia è più una glicemologia che non una diabetologia, in quanto il mio collega specialista ha una mole di lavoro enorme e non riesce a fare tutte quelle cose che dovrebbe poter fare. In pratica, annotare su un libretto le analisi che il paziente gli porta in visione e scrivermi che aumento diminuisce l'insulino o la pillola, a me non è di nessun giovamento. Quindi il modo nuovo è stato quello di poter condividere anche in telemedicina, alla presenza del paziente in ambulatorio, con lo specialista dislocato all'università, abbiamo condiviso la cartella clinica di patologico del paziente e lo abbiamo fatto in modo sistematico. Credo che sia un modo nuovo di appropriarsi del proprio ruolo di medico di medicina generale. Abbiamo fatto 257 videoconferenze in 14 mesi con i diabetologi di Catanzaro. E poi abbiamo fatto anche lo screening attraverso il controllo delle glicemie e dell'emoglobina glicata per quanto riguarda la prevenzione della malattia diabetica. Per i pazienti fragili, sono stati censiti 244 persone in fragilità su 10.000 assenti. Di questi pazienti 123 sono stati curati con il nostro modello organizzativo, mentre 95 esclusivamente dall'area territoriale. Di questi sono deceduti solo 10 persone nel corso dell'anno, nei 2 anni, gestiti in telemedicina 46. La telemedicina era un sistema di telesoccorso domiciliare di cui parte dei rilevamenti automatici afferivano sul mio computer di lavoro quotidianamente. Se c'è un allarme, scatta un allarme sul computer. Contemporaneamente poi c'era un call center al quale arrivava anche l'allarme che rispondeva all'eventuale chiamata vocale o il telesoccorso di cui accennavo prima. Sono stati gestiti in telesoccorso 58 pazienti fragili a domicilio, sono stati rilevati 717 allarmi, di cui 331 volontari, nel senso che hanno anche un pulsante che in caso di ritenuta necessità, premendo, si collega con lo studio. Guardate bene, non è col call center al top, con lo studio. Se sono necessità mediche, risponde il medico, se sono necessità non mediche, risponde qualche altro. A questi 416 automatici che rilevavano temperatura elevata dell'abitazione, oppure caduta, oppure alterato il battito cardiaco, ha sempre risposto la chiamata diretta da parte dello studio. Quindi a questa mole di chiamate sono intervenuti 126 volte gli infermieri, 83 volte i servizi sociali, perché a volte chiamano perché è finita la bombola, nient'altro, non ha come cucinare o altri problemi di questo genere. Il medico è intervenuto, guardate bene, ben 12 volte. Questo cosa significa? Che il lavoro del medico, se è organizzato bene, si riduce, non aumenta il lavoro, diminuisce. Ovviamente il call center è stato fondamentale perché per noi 2 volte al giorno la chiamata da parte di un signore al
domicilio del paziente fragile che gli chiede come stai, hai bisogno di qualcosa, mattina e sera, ad orario prestabilito, è un grande aiuto, non si sente abbandonato. Costa poco questo servizio, ma è molto utile dal punto di vista successivo. Questa valutazione progettuale è una valutazione quali-quantitativa, io non ho preso solo un pezzetto, fatta dal professore Damiani dell'Università Cattolica, perché la facoltà di igiene dell'Università Cattolica di Roma è consulente dell'Agenas. Per conto dell'Agenas ha valutato tutti e 14 i progetti che le varie regioni d'Italia hanno presentato al tavolo romano dell'Agenas. Di questi 14 progetti, secondo questa checklist, noi saremmo stati, tra virgolette, i più completi, cioè quelli che avevano più armi al loro arco. Quello che mi preme sottolineare è che la valutazione della facoltà di igiene della Cattolica dice che la nostra integrazione tra medici di famiglia, pediatri, medici continuità assistenziali e specialisti è corroborata, anzi è fondamentale la presenza del personale non sanitario, del personale sanitario supplementare e anche quella pediatrica, cioè è l'equipe multidisciplinare che caratterizza il modello ADI e non la valenza del singolo. Il singolo è importante, ma quello che è importante è il modello, anche se non esiste un modello unico, ma possono esistere tanti modelli. In questo modello la presenza dell'infermiere organizzato e fidelizzato a quel tipo di attività, che è diversa dell'infermiere ospedaliero, è tutta un'altra cosa, ve lo posso garantire, consente di ottenere risultati che in altro modo, a mio parere, possono non raggiungersi. A questo proposito, queste sono, diciamo, le attività che gli infermieri, i nostri infermieri, hanno svolto obbligatoriamente. Noi lavoriamo abitualmente per appuntamento, ognuno di noi ha una lista di lavoro giornaliera. A questo lavoro per appuntamento si aggiunge il lavoro cosiddetto in emergenza, cioè il paziente che pensa di non star bene e viene in ambulatorio. Che succede? Il primo passaggio è l'accoglienza. C'è una segretaria che chiede cosa ha bisogno. Di fronte alla richiesta sto poco bene, interviene l'infermiere e fa un triage e tramite apparecchio telefonico, dopo, chiamiamolo come vogliamo, mi comunica, fuori c'è il tuo paziente che dice di avere questo, per me è un codice, bianco, verde, giallo, rosso. E a seconda della tipologia del triage scattano dei meccanismi differenziati di intervento. Se è un codice bianco aspetta, perché non deve passare prima degli altri, verrà visitato appena possibile. Se è un codice verde si comincia a intervenire rapidamente, gli dico, portalo giù, metto l'infermeria, metto sul lettino, fai questo e fai quello. Se è un codice giallo, rosso, si interviene immediatamente in soccorso e si chiama 118. Questa è la procedura standard da noi individuati. Ovviamente tutte le altre tipologie di intervento sono ordinarie. Abbiamo anche delle forme complesse, ci sono delle medicazioni avanzate che io conoscevo, non sapevo della loro esistenza fin quando non mi sono imbattuto nel nostro chirurgo ambulatoriale, che è vicepresidente regionale, credo anche nazionale, adesso non lo so bene, della Società Italiana di Urologia, il quale ha non solo formato il personale infermieristico, ma ha cominciato a farmi capire che quello che io pensavo fosse il meglio, dalla fitostimolina in poi, probabilmente non lo è più. Di fatto noi abbiamo una statistica che ci dice che le piaghe da decubito trattate in un certo modo guariscono all'80%, al contrario di quello che avviene abitualmente in ospedale, che ne guarisce circa il 20%. Quindi gestione di porto per l'alimentazione parenterale, CVC, missioni protette, emotrasfusioni domiciliari. Ecco, questa era una cosa che non sono mai state fatte, o almeno nel mio bacino d'utenza non c'è menzione di consegna di sangue a domicilio, se non in casi particolari. Per noi è diventato un modo di lavorare, c'è molto un parecchio per far capire la necessità, però si risparmia circa 1000 euro al giorno. Altro elemento caratterizzante il nostro
esperimento è stata la possibilità di essere centro prelievi, estensione del distretto. Noi siamo un'estensione tecnica del distretto sanitario di base, per cui i nostri assistiti hanno la possibilità, sempre su impegnativa del proprio medico curante che ha già svolto la necessitarietà di fare quelle indagini di laboratorio, la possibilità di farle a pre-vigilio, nello stesso ambiente dove normalmente c'è il suo medico, dallo stesso infermiere che lavora con il suo medico, il prelievo. Seconda cosa, i risultati noi li acquisiamo direttamente scaricando il server centrale del sistema centralizzato dell'ospedale, per cui io mi ritrovo automaticamente sul computer. Non c'è nessun passaggio, nessun errore materiale possibile. Questo fa sì anche che il paziente, richiamando a venire in visita, se c'è qualcosa che non va, non ha la necessità di avere il cartaceo. Il cartaceo è opzionale, se lo vuole glielo diamo. Tutti i dati sono già nella memoria della sua scheda sanitaria. Ovviamente ci siamo integrati con l'ADI territoriale per la cogestione dei pazienti fragili, per cui alcune attività le abbiamo fatte noi, altre hanno fatte loro, altre le abbiamo fatte insieme, fino a un certo punto noi, da un altro punto in poi. Ovviamente noi eravamo facilitati, visto la Mezza ha 130.000 abitanti circa come bacino d'utenza, noi solo 10.000, il personale è quasi pari, quindi chiaramente il tipo di assistenza che riusciamo a dare noi, no, loro non la daranno mai. Quindi con l'università nel progetto Diabete Calabria, poi interazione ovviamente col sistema dei flussi, prima parlavamo di dati, non si può avere valutazione se non hai un dato numerico su cui contare e fare riferimento. Collaborazione con il sistema informativo regionale, ovviamente, e con la facoltà di economia dell'Università di Bologna per il progetto Case Study. Che cos'è il Case Study? Due solo accenni. È un progetto dell'Agenas di messa a confronto dei dati statistici di quattro regioni su strategie messe in atto dal 2007 al 2012 per la riduzione degli accessi al pronto soccorso. Partecipano la Calabria, la Emilia, la Toscana e il Veneto. Mancava solo il Veneto, mi pare, in questo consenso oggi, gli altri c'eravamo tutti. Cerca di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del modello adottato, fondamentalmente. L'agenzia pubblica su monitor di febbraio i dati che sono stati ottenuti, è chiuso come studio. Quali risultati abbiamo avuto? Avevamo degli indicatori attraverso i quali interpretare i risultati. L'indicatore 1 era quante schede sanitarie informatiche noi facessimo per i nostri pazienti, per la presa in carico dei pazienti. E abbiamo fatto il 100%. L'indicatore 2 era il numero di accessi interni, cioè i codici bianchi e verdi che afferivano all'interno della nostra struttura durante praticamente il giorno. Sono stati 4.670, che anziché andare in un altro posto, sono venuti a noi. Anziché andare al pronto soccorso? Io dico un altro posto, poi ognuno si trova il posto che deve. Indicatore 3, interventi in telemedicina e di teleconsulta al periodo dalle presenze assistite, però questi erano soprattutto cronici e fragili, come vedete 717, 78 teleconsulti, 132 teleconferenze. L'indicatore 4 che era quello che interessava prioritariamente il piano sanitario 2009, cioè la riduzione degli accessi al pronto soccorso. I codici bianchi e verdi e il periodo si rapporta alla popolazione in generale. Come vedete qui il bacino d'utenza è 130.000 persone, i codici bianchi e verdi che stiamo parlando nell'anno precedente e nell'anno corrente, come vedete c'è una riduzione sia in ospedale sia da noi. La differenza sta a livello generale, c'è un calo del 2,7% e a livello nostro una riduzione di un ulteriore 1,5%, che tradotto in numeri significa che da quello che è stato fatto nell'ultimo periodo, ovviamente prima che le cose si capiscano e si digeriscano ci vuole una qualsiasi sperimentazione, non può essere sostenuta in un mese, sei mesi, in un anno, ha bisogno di tempi adeguati.
Ovviamente c'era una volta qualcuno che sosteneva al minimo 3 anni per avere una sperimentazione varia, credo che voi vi siete attenuti a questo. A noi non ce l'hanno consentito, ce l'hanno dato lui, ma va bene lo stesso. Il terzo ce l'ha dato ultimamente la regione e quindi siamo a pari. Non è quello il problema, voglio dire, però è chiaro, qui si intuisce, si vede, poi vi farò vedere nel grafico, che in pratica nell'ultimo periodo il calo è apparentemente minore, in realtà il calo principale avviene dopo il 4-5 mese, perché i primi 4-5 mesi la gente non lo sa, è diffidente, non è una cosa nuova. Poco, man mano che si comincia a spargere la voce che esiste un servizio che funziona, ma la gente vuole venire, la gente preferisce venire da noi e non andare al pronto soccorso, dove in media si fanno 4 ore di attesa per sentirsi dire non hai niente per poi tornare. Da noi glielo diciamo più di minuti. Questo è il grafico dove si vede che, come vi dicevo prima, le linee di tendenza, come vedete, quella gialla e quella ospedaliera, la nostra e la rossa. Noi siamo partiti nel 2007 molto, diciamo, più alti rispetto alla media del nostro bacino d'utenza e attualmente siamo ben al di sotto di quella della media. Vuol dire che gli accessi sono diminuiti. Case Study, penso appena concluso, ha sancito una riduzione pari al 10% per il nostro assistente. Credo che sia un buon risultato. Qui è un'altra forma di grafico, anno per anno, come vedete, c'è stato un terzo elemento di confronto che era un'altra medicina di gruppo esistente sul territorio, ma non organizzata come eravamo noi. E l'abbiamo messa a confronto per confrontarci con diciamo un pezzo al collo per vedere se effettivamente eravamo efficaci. Come vedete siamo inferiori al pronto soccorso e inferiori all'altro. Poi è stato fatto l'analisi degli accessi nei periodi precedenti, successivi, vi risparmio, vado avanti. Il risultato è che si sta, come vi dicevo prima, denota una cosa, che la maggior parte delle iniziative, fondamentalmente nessuna, è stata effettivamente efficace nel corso degli anni nel ridurre gli accessi ai pronto soccorso, perché si è continuato a dire che la medicina è solo in ospedale. Ora che da qualche anno cominciamo a parlare di territorio, probabilmente si stanno cominciando a avvertire dei miglioramenti in quest'area. Però, riferita alla Calabria, nessuna precedente iniziativa, né iniziativa H12, né medicine di gruppo, né di rete, hanno influenzato l'accesso ai pronto soccorso. Solo nel 2012, cioè quando noi siamo andati a regime, c'è stato un calo dimostrabile dal punto di vista statistico. Abbiamo ovviamente a fine progetto fatto un bilancio del progetto. Abbiamo avuto 600 mila euro di finanziamento biennale. E secondo lo studio Mattoni, con il quale noi ci siamo confrontati per valutare quello che abbiamo fatto, abbiamo prodotto 1.097.000. Ho fatto di conseguenza una piccola considerazione. Questo progetto ha che risultato efficace, cioè che ha ridotto il 10% l'accesso ai pronto soccorso. Efficiente nel dare servizi di qualità. Economico, perché si è pagato e ha prodotto benessere per l'ASL, quindi fondamentalmente è un bilancio positivo. Ringrazio il dottor Cria perché alla luce dei risultati la regione Calabria ci ha dato un altro anno di vita al momento. A parole probabilmente dovrebbe diventare uno dei modelli possibili da realizzare sul territorio calabrese, perché non esiste il modello, esistono i modelli che vanno applicati a secondo delle caratteristiche orografiche della zona, a seconda della presenza o non presenza di ospedali dismessi, della capacità organizzativa locale per avere medici sia di famiglia che pediatri che quant'altro in grado di sostenere un modo nuovo di affrontare, anche se vecchio come diceva il collega prima,
di affrontare la modernità della sanità italiana, perché la sanità italiana ha alti costi, almeno per noi sono alti, per altre nazioni forse no, ma per noi in questo momento sono alti, e l'unico elemento che possa coordinare in un'ottica anche di risparmio e di migliore qualità forse è proprio la medicina di base. C'è un rapporto fatto qualche tempo fa che diceva che un paziente cronico curato in ospedale costa 100, curato sul territorio costa 50, curato dal medico di medicina generale organizzato costa 10. Quindi il rapporto è 1 a 9 di differenza. Forse la svolta è lì, nel modo in cui riusciamo a indirizzare i vari pazienti cronici a non essere numeri e polli da batteria, ma persone curate in modo adeguato a un costo accettabile. Ovviamente non ci può essere nessun tipo di controllo dettato se non hai uno strumento attraverso il quale lavorare. E quindi il monitoraggio dei dati è fondamentale per sapere se la direzione che hai intrapreso è quella giusta. Ovviamente noi abbiamo avuto la fortuna di avere un software gestionale che ci siamo adattati alle nostre esigenze, avendolo in casa il programmatore, e ci ha consentito tante piccole correzioni in corso che purtroppo le grandi software house non sono in grado spesso di soddisfare né in tempi e né nelle modalità che a noi erano necessarie. Ovviamente noi siamo collegati in modo telematico un po' con tutto, alimentiamo per quel poco che la regione è ancora in grado di fare il fascicolo sanitario elettronico, siamo, come il dottore Curia sa, all'interno del sistema dell'FSE e quindi proseguiamo su questa strada. Ovviamente mi preme ricordare che questo software di gestione non è il nostro, e della regione Calabria, perché noi l'abbiamo prodotto nel progetto, e quindi laddove la regione Calabria dovesse ritenere di dover utilizzarlo in modo gratuito, in modo ampio, in modo collaborativo, è a sua disposizione in qualsiasi momento. Ringrazio quanto hanno partecipato alla relazione del progetto e grazie per l'attenzione.